Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. Ma figo finestra, da dire che cara proprio una bella casa qua in montagna. Non chiedetemi più di dare passaggi con l'elicottero, se in mezzo c'è anche quel tipo francese. Di boia, non lo sopporto più. Ma figo, ma non è colpa mia, anzi ti dico, da parte mia tranquillamente puoi buttarlo giù dall'elicottero quando ci sale sopra. Tutto il viaggio ha rotto il cazzo con l'arte e puttanate spirituali. Ma figo, mi spiace. Scusate una cosa. Buongiorno signor Finestre, ma lei è l'unica persona normale che mi è rimasta. Cioè, lei è il signor di legno che non so dove sia. Almeno lei, non tiri giù il calendario, per favore. Vorrei vedere te al mio posto. Comunque Franco, magari è una mia impressione, ma quello ci sta provando spudoratamente con la tua fidanzata. Ma figo, Finestre, devo essere sincero, anzi non posso dirtelo perché c'è il bambino. Lo so che non te ne frega un cazzo, però poi ci perdi il vino e in più mi tiene lontana la mia fidanzata, cosa che gradisco altamente. Ma figo Finestre, spero tu possa trovare quei biglietti per il Messico il prima possibile. Scusate se vi interrompo, ma io dovrei cominciare il video, grazie mille. Comunque raga, io sono Flane e bentornati, siamo qui oggi su GTA 5, in mezzo ai monti, alla casa del signor Carlo, da quello che ho capito. Signor di legno, salve, cosa sta facendo lì in cima? Ah, figo, sta aggiustando il tetto. Carlo ha visto sgocciolare all'interno. Allora facciamo una cosa. Prima di cominciare questo video, mi lasciami subito un bel pollicione in su. E potreste commentarmi qua sotto con scritto la casa di legno. Che è la casa di legno del signor Carlo. Buongiorno. C'è la figlia di Finesse che pesca le cozze, ok. C'è il signor Jack Sparrow, qua al buon vento. Non facciamoci vedere, per l'amor di Dio. E perché no? Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché iscriversi dinanzi alla possente casa di legno del signor Carlo non è cosa da tutti. Dunque, cosa ho visto, Franco? Ho visto una cosa strana. Cosa sta facendo quello là? Ah, figo, sto figlio della merda. Lo so, fa vedere le cose spirituali, le puttane di yoga, delle robe simili. Vabbè, non mi interessa più di tanto, Frank. Mi raccomando, non avere un linguaggio da orco. Per l'amor di Dio, cerca di essere un pochino più. Il chakra sono i nostri punti vitali. È fondamentale riuscire a connetterli tutti. In modo che il corpo sia in armonia con lo spirito. Dovete far così. Ma figo, posso essere sincero. Secondo me questo qua ha battuto la testa da piccolo. Ma come ti permetti? Franklin, ha tanto insistito per farsi conoscere questa cosa. Non da fastidio a nessuno. Stupido ignorante, questo migliora tutto nella nostra vita. Ma figo, secondo me questo fa solo male alla schiena. Volete rilassarvi, non lo so, da pensare con Jack Sparrow, quello è decisamente meglio. Compio una persona come to star con un mostro simile, se tanto di me li ho in giro se. Ultimamente è vero, si comporta in modo molto grezzo, ma abbiamo tutti i nostri momenti difficili. Secondo me ti racconta un sacco di falsità, lui è proprio un mostro. Vabbè dai figo, mister simpatia, con te ho perso già fin troppo te. Ecco via, ora si mi spiegare a chi può capire. Se dobbiamo essere senza non stiamo capendo nulla. Frank, non è possibile mantenere un certo decoro durante le parole. C'è il signor Carlo. Andiamo a salutare il signor Carlo, poi Frank, cosa dovremmo fare quest'oggi? Ma figo, da quello che mi sembra di aver capito in pratica, il figlio di Carlo non è tornato ieri sera, devo andare a cercarlo. Che ha fatto quel disgraziato, Frank? Ma figo, non è un disgraziato, è il figlio che tutti vorrebbero avere. Dico bene, Carlo. No, io... Frank, il signor Carlo, possiamo non farlo parlare, per favore? Signor Jack Sparrow, ancora un buongiorno. Ho detto anche prima, sarebbe un piacere vederla. Incredibile proprio. Frank, dove l'avrebbe perso suo figlio, il signor Carlo? Ah, figo, da quello che sembra è la Grove Street. Il punto è che gli voglio molto bene, può portarlo qua, perché nel caso Carlo lo picchierebbe col bastone. Bravo. Dai, figo, caro, non potresti essere un po' gentile con lui, era fino a bravissimo ragazzo. No, porco di... Io adesso le figure di merda non le faccio più. Ma dai, figo, Carlo, è una perla di bambino. Dio be... Potete gentilmente abbassare il volume della voce e evitare le bestemmie. Sta rovinando la spiritualità di questo momento. Guarda che merda! Figo, paperoga, dai, lascia stare calmo. Ma come vi permette? C'è un finocchio pezzo di merda! Allora, dopo questi momenti di alta televisione, chiamiamoli così, in pratica noi dobbiamo andare a prendere il figlio del signor Carlo a Grove Street e dobbiamo riportarglielo qui, in modo che Carlo possa riempirlo di mazzate. Ma, cioè, suo figlio è così terribile, Frank. Cioè, così una bestia di figlio. Ok che il signor Carlo, cioè, non è una persona del tutto tranquilla. Arrivederci, sempre un piacere vederla. Però, cioè, suo figlio deve essere proprio una bestia per far arrabbiare così tanto, Frank. Anche perché Carlo mi sembra uno, insomma, nervoso e tutto, ma di sani principi, no? Ah, figo, mio figlio magari fosse come quello di Carlo. Anzi, figo, tu verrai con me, così lo conoscerai e magari ti metterà sulla retta. Via. Frank, lasciami indovinare, voglio capire un secondo la situazione. Apprezzi il figlio del signor Carlo? Il signor Carlo non apprezza suo figlio. Il signor Carlo è uno di sani principi. Tu, Frank, sei un disgraziato, sei un mezzo delinquente. Mi raccomando, Frank, hai tuo figlio sopra. Ma l'hai detto alla tua fidanzata che portavi tuo figlio con te? Ah, figo, glielo dirò a finestra. Va bene. Stavo dicendo.
dicendo: se per te è un bravo ragazzo e per Carlo no, io, se devo essere sincero, credo più al signor Carlo, per quanto possa essere una brutta persona, Ma va, figo, se avresti pregiudizi. Freck, ma che pregiudizi, porca miseria, che tutte le volte che tu dici che uno è un grande è un deficiente, quindi per forza, insomma, uno fa due conti. Freck, hai tuo figlio. Lui, se fa un incidente, si rompe il collo e crepa, quindi per l'amor di Dio. Dove stai andando, tra l'altro? Ma figo, ho lasciato la macchina qua in fondo. Cioè, lei poteva avere tante disgrazie nella vita, ma le assicuro che Franklin come padre è la più grande del mondo. Cioè, una peggiore non poteva esserci. Allora, siamo quasi arrivati, direi. Cioè, tra poco dovrebbe esserci la strada, quindi dovrebbe esserci anche la macchina. Non fare incidentacci, molto bene. Tra l'altro, buongiorno signor Bravado Paradise, da quanto non la vedo. Insomma, le sue gesta sono rimaste scritte nella storia, anche se è sempre comunque spawnato poche. Quando è spawnata sempre ha fatto la differenza, quindi pollicione in su sotto nei commenti. Il Paradise. E tra poco, ragazzi, tra l'altro tornerà anche una bella rampona, bella lunga. Dunque, ora direzione Grove Street. Tra l'altro dovrei aver risolto il crash o qualcosa delle texture. Cos'è sto coso che sembra una mucca? Ah no, ok, un cervo, perfetto. Figo bambino, sembra tua mamma. Freck, ma almeno fatti furbe, sta zitto, santo Dio, povera donna, non si merita un cavolo di quello che gli fai. Comunque, come diceva il signor Finestre, no? Non c'è il rischio che lei se ne vada con il francese. Ah, figo, ti pare se lascia uno come me per un francese? Ma Freck, per quanto possa essere odiosa e insopportabile quella persona, sinceramente ha un curriculum decisamente migliore del tuo, poi non voglio giudicare nessuno, Però il tuo Freck, ma più che altro una porcheria. Guida bene, perché povero bambino Frank. Non farla andare all'ospedale, perché non solo, insomma, potrebbe ucciderti la tua fidanzata, o ucciderti, insomma, non parlarti più, di conseguenza farti perdere il vino, ma ti ucciderebbe anche il porcaro. Quindi non entriamo nei dettagli, Frank, per l'amor di Dio, non fare boiate. Adesso andiamo a Grove Street, troviamo il figlio di Carlo. E come si chiama il figlio di Carlo? Ma figo, se devo essere sincero non lo so. Anzi, adesso lo chiamo e glielo chiedo. Oh. Ma figo, Carlo, senti una cosa, mi sono dimenticato di chiederti, ma com'è che si chiama tuo figlio? Giovanni. No, figo, ma quello lo so, intendo di nome. Giovanni, porco. Ma figo, Carlo, si chiama Giovanni Giovanni. Bravo. Va bene, figo, Carlo, grazie mille, a dopo. Cioè, Frank, fammi capire un attimo. Buongiorno, signor Powder di Geppolo Zingaro. Il figlio di Carlo Giovanni si chiama Giovanni Giovanni. Un po' di fantasia poteva averla, Comunque va bene lo stesso, lasciamo perdere. Dunque, Frank, non mi sembra la cosa più buona da fare andare ai 300 chilometri orari con tuo figlio a bordo. La tua fidanzata potrebbe arrabbiarsi e non poco. Comunque lasciamo perdere, adesso andiamo a Grove Street. Ti prego, Frank, dimmi che il figlio di Carlo non è come Carlo, per favore. No, figo, non si assomigliano per niente. Oh, meno male, ma dici fisicamente o di carattere? No, figo, di carattere, fisicamente sono quasi uguali. Ok, Frank, sono molto contento. Tu da quant'è che non vedi suo figlio, più o meno? Cerchiamo di andare piano davanti alla polizia, che quelli ci arrestano. Non sarebbe un buon insegnamento per tuo figlio? Ma va, figo, magari, se venisse arrestato mio figlio sarei troppo contento. Lascialo stare, per l'amor di Dio. Stavo dicendo, no? Tu da quant'è che non vedi suo figlio? Cioè, l'hai conosciuto quando era più piccolo, perché tu, Carlo, l'avevi visto, poi l'avevi perso di vista, poi l'hai ribeccato, quindi... Ah, figo, Giovanni Giovanni l'ho visto, più o meno che aveva 6 o 7 anni. Era già un bambino prodigio, adesso ha 13 anni. Frank, cosa vuol dire bambino prodigio? Ma figo, come ti ho già detto, è il figlio che vorrei avere io. Quindi mi raccomando, bambino, tienilo d'occhio e impara da lui come si fa a essere un vero ragazzo. Ma tu, Frank, stai scherzando, spero. Tra l'altro, signor bambino, lei potrebbe dirmi il suo nome, per favore? Che sono stanco di sentirla chiamare bambino da Franklin, almeno. No, figo, il suo nome non lo voglio sapere. Io mio figlio l'avrei sempre voluto chiamare come Jack Sparrow. Ah, tu, Frank, vuoi chiamare tuo figlio Jack, in pratica? Ma figo, il mio sogno era Jack, figlio di Franklin, come Michele, figlio di Giacomo. Cioè, tu, Frank, vuoi chiamare tuo figlio Jack, figlio di Franklin, come Michele, figlio di Giacomo, tutto attaccato. Cioè, una roba del genere. Dov'era Grove Street? Era in teoria un secondo. Era giù di qua. Andiamo avanti, poi andiamo qua in fondo a sinistra. Ah, sì, figo, proprio così. Tributo a Jack Sparrow e Michele, figlio di Giacomo, che è il mio cantante preferito. Che tra l'altro entrambi ti vogliono uccidere, ma va bene lo stesso. Allora, Grove Street è giù di qua. Molto bene, cioè dovrebbe essere da questa parte. Giovanni Giovanni è stato visto qua. Ma questo è un posto di gang delinquenti. Ripeto, Frank, ma non è che è un disgraziato, vero? No, figo, ma ti pare. Frank, magari parcheggiala qua in fondo, così non rompe le scatole a nessuno. Da quello che posso capire io, poi correggimi se sbaglio, per te, tuo figlio, che è un bravissimo bambino, insomma, che non rompe le scatole, non fa le cose fatte male, eccetera, 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 è un disgraziato. Cioè, un bambino che no, non vuole avere un figlio del genere, mentre per te il figlio del signor Carlo è una bravissima persona, anzi tutti fossero come lui, ok? Molto bene, Frank. Questo mi lascia capire che è un deficiente. Anche perché ha detto che il signor Carlo vorrebbe picchiarlo con la mazza, scusami, Ma va, figo, hai troppi pregiudizi sulle persone. No, Frank, sei tu che non capisci un cavolo. Comunque lasciamo perdere. Dunque, ma dov'è il signor Giovanni Giovanni? Signor Giovanni Giovanni, perché è da questa parte? Non si vede.
Sei sicuro, Frank? Ripeto che sia qui. Ma fegati, non dovrebbe essere qui. Non so, Frank, magari cerchiamo dietro le case. C'è qualcuno qua dietro? Che postaccio, Frank. Ma porca vacca, ma ti sembra normale portare tuo figlio in una zona di gang? Non vado a sbattere contro i gangster che facciamo venire fuori la terza guerra mondiale. Te, Frank, proprio non ti interessa niente. Il nome non vuoi saperlo, niente di niente. Ah, figo, in caso di sapere un nome diverso da Jack, figlio di Frank, come Michele, figlio di Giacomo, mi cazzate come una bestia. O perlomeno vorrei che si chiamasse Jack. Vabbè, Frank, la tua ossessione per Jack Sparrow è vomitevole. Ossessione, poi. Magari qua dentro? Buongiorno, salve. Ma lui, Frank, cosa era venuto qua a fare? Posso saperlo? Cioè, c'era un motivo per il quale si era recato in questo posto, oppure no? Ah, figo, non lo so. Ma sai come sono i ragazzini? Gli piacciono questi posti. Frank, questo è un posto da delinquente, più che altro. Lui qua c'è stato di là. Cioè, scusami, O no? No. C'è una bicicletta, ok. Frank? C'è un tipo per terra che vomita, uguale a Carlo Giovanni, tra l'altro. Figo, Giovanni, ti trovi in fuori. Da quanto tempo? Non lo so che cazzo di porco di... Ah, figo, tutto suo padre. Cioè, per te questo è un coso, è un bravo ragazzo. Ci sono anche delle siringhe, ma non è che si buca questo, no? No, figo, Giovanni, mi raccomando. Droga di pastiglie, ma non bucarti. No, porco di... Ma figo, volevo presentarti mio figlio. Spero tu possa farlo diventare come te. Intanto, ciao. Dai, figo, cosa sei? Spaventato? Saluto Giovanni. Oh. Ah, figo, sai com'è? L'emozione gli toglie le parole. Frank, ma ti rendi conto che hai detto che ha 13 anni? È ubriaco. Cioè, insomma, non sta bene. È fatto davanti a un tipo che probabilmente ha usato quelle siringhe ed è morto. C'è un'arma qua, tra l'altro, Frank. Prendila via. Ma è duro come il marmo. Ma figo, a giudicare da quanto è duro questo è morto da almeno 7 ore. Bravo. Ma figo, ma parliamo di cose serie. Sei già stata buttata. Porco. Ma ce la fa a parlare senza bestemmiare, per favore? Cioè, non ho suo padre, quest'oggi ho lei che... Figo, Giovanni, vorresti dirmi che sei ancora vergine? Dio, guarda che nervoso che c'ho. Ma figo, non posso permettere, non la rimedieremo subito. Questo è il top. Ma figo, tu farai lo stesso, così potrai finalmente definirti mio figlio. Frank, per forza preferivi il signor Giovanni a tuo figlio. Cioè, scusami un attimo, è un disgraziato come sei te. Poi, tra l'altro, non capisco una cosa, no? Allora, il signor Carlo è alto 6 metri. Suo figlio è alto come una scarpa e ha 13 anni. Tuo figlio, che ne ha 10, non so quanti ne abbia, 10 anni più o meno, è alto il doppio. Ah, figo, cazzo ne so. Signor Giovanni, venga con me. Con tutte le persone belle che io potevo vedere nei video, no? Giovanni. Frank, mi spieghi perché devo andare in giro con sto disgraziato di figlio di Carlo? Cioè, tuo figlio va bene, tutto, non dà nessun fastidio, sta zitto, non rompe le scatole. Quello, Frank, bestemmia come il diavolo, dai. Dai, figo, montate su. Frank, ma come si muove? Questo muore da un momento all'altro. Ma stiamo scherzando? Dove lo metti che non ci sta qua dietro? Ah, figo, te l'ho detto che ci sarebbe stato. Ma Frank, considerando che sta male, che si lamenta e che sta per vomitare, va bene lo stesso, no? Cioè, tutto ok. Adesso te, Frank, dov'è che volevi andare? Scusa che non ho ben capito. Ah, figo, lo portavo a Cioè, tu, Frank, prendi il figlio di Carlo. Cioè, che Carlo già è arrabbiato con suo figlio perché è un delinquente, giustamente. Per una buona volta sono d'accordo con il signor Carlo. E lo porti a comprare le caramelle, YouTube. Lo porta a prendere le caramelle, che sono buone e zuccherose. Frank, porca vacca. Ma va, figo, stai scherzando. Lasciando il fatto che si era bloccata la webcam, ma lasciamo perdere. Lei è un deficiente, mi scusi, ma vede uno che entra con due bambini e li lascia entrare, ma vabbè. Un suo figlio che sembra spaventato dalla vita, santo di un po' di vita, per favore. Adesso cosa fai, Frank? Ah, figo, adesso mi ubriaco, dai, dammi da bere. Sei in giro con due bambini, hai la responsabilità di due bambini e tu ubriachi, ma adesso... No, figo, sono Frank il Clinton, piacere. Frank, io seriamente non ho parole, perché è una roba che è mostruosa. Ma scusami un attimo, tu adesso devi riportare tuo figlio là da Carlo, ok? Ah sì, figo, aspetta una grigliatura da Carlo che non hai idea. Perfetto, molto bene. Tu riporti tuo figlio dalla tua fidanzata che sei ubriaco come un caprone. Non glielo dia! Lei è un asino. Ah, figo, se mi ritardo per una bella frullata, quasi quasi vado di là dal bancone. Frank, tu non farai proprio niente per l'amor di Dio. Dunque, adesso, visto che ubriaca anche Franklin, ma in teoria reggi botte molto più pesanti, quindi dovresti riprenderti quasi subito. Signor Giovanni, lei cosa... Ah, figo, scegli quella che vuoi che te la pago io. Questa direi che per te va benissimo. Quasi quasi dopo faccio un giro anch'io. Frank, ma sei deficiente? Non andate da nessuna parte. Lei sta qua, per favore. Lei, signor Giovanni... No? Dove sta andando? Ma figo, come crescono in fretta, mi viene la lacrimuccia. Tralasciato il fatto che mi si è spenta un'altra volta la videocamera, va bene lo stesso. Cioè, tu, Frank, seriamente hai pagato una battuta al figlio di Carlo, ma... Figo, perché non sei andato con loro? Ma lascialo stare, poverino, porca miseria. Ma sei un mostro, cioè, ma... Ah, figo, te li fai troppi problemi. Cioè, io, Frank, sinceramente non ho parole. Ma figo, non puoi capire quanto sia il mio orgoglio questo ragazzo. Frank, per l'amor di Dio, è ancora ubriaco. Lasciamo perdere. Cos'ha in faccia che mi sembra
torto. Cioè, mi scusi un attimo, eh. Va bene lo stesso. Vai da Carlo. Io non voglio assistere a questo incontro. Per favore, ti prego, gioco, crashami. Ti pare normale che debba assorbirmi ogni volta delle robe del genere? E prima che ti trovi con il tipo sguercio che ti urla delle foche, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi questo. Ma un po' di tregua. Ok, le texture cominciano a sballare. Comincia a saltare tutto. Forse può crasharmi prima dell'incontro col signor Carlo. Se non lo fa, lo chiudo io. Non ho assolutamente voglia di vedere Carlo che accoglie suo figlio col bastone. Ah, figo, lo difenderò. Non posso vedere queste ingiustizie. Giovanni è veramente un grandissimo ragazzo. Giovanni è un disgraziato della peggior specie. È in pratica Carlo, però delinquente. Cioè, Carlo, l'unica cosa buona che ha è appunto essere un gran lavoratore, una persona del genere. Il signor Giovanni perde quella cosa. Cioè, unicamente solo delinquente e brutta persona. Quindi il risultato, Frank, è una porcheria che non c'è proprio paragone. Ti ricordo che hai due bambini a bordo. Cioè, due bambini, insomma. Uno è tuo figlio che è un bambino, quell'altro non so cosa sia. Ma figo, a giudicare da come si lamenta, deve averglielo morso. Dico bene, Giovanni. Bravo. Ma figo, è successo anche a me. Dai, il male poi passa. Frank, per l'amor di Dio. Tu più che altro dovresti andare a prendere la moto. E sulla moto in tre non ci state, quindi. Ma figo, infatti quasi faccio tornare. Giovanni è a casa in moto, io vado a piedi. Frank, cosa vuol dire vai a piedi? Non mi torna qualcosa, spiegati meglio. Ma figo, prima li faccio andare via assieme, poi ti spiego. Ok, quindi fai in modo che tuo figlio vada con Giovanni a casa del signor Carlo. Frank, ma tuo figlio non sa guidare la moto? Cioè, non lo so, Ma figo, infatti la guida Giovanni. Frank, non ho parole, sono disgustato allo stesso tempo. Signor bambino, è stato bellissimo conoscerla, l'unica persona normale che ho visto finora. Signor Giovanni, a mai più, ce l'hai peggio del padre, per l'amor di Dio. Cioè, oddio, siete più o meno simili. Io non voglio vedere nessuno dei due. Ma figo, mi raccomando, Giovanni, dacci dentro con quel gas. Frank, non potresti accompagnare prima uno poi l'altro? Non sarebbe più sicuro per loro? Ah, figo, io li raggiungo più tardi, sono altre cose da fare. Frank, cos'è che dovresti fare? Spera solo che non facciano un incidente, perché ripeto, se tuo figlio crepa, la tua fidanzata si incazza con te e ha ragione. Frank, cosa stai facendo? Ah, figo, devo andare a scoprire la moglie del tipo del faro. Cos'è che devi fare, Frank? Se tu lasci andare tuo figlio a morte certa, insomma, perché devi f***erti la moglie del tipo del faro? Ah, sì, figo, gli faccio vedere io quando si accende il mio faro che roba che è. Frank, per l'amor di Dio, giudicare anche da queste mannaie, il marito non deve essere un angelo. Chiudiamo qui questo video, che sei a casa, questo l'ammazza.